Buongiorno a tutti e ben ritornati su Under the Yellow. Regà, questo credo sia l'ultimo episodio a sto punto. Ho preso un po' di cibo, così almeno sto a posto, almeno non crepo. Niente, raga, molto probabilmente questo è l'ultimo episodio. Ora esplodo, esplodo, anche esplodo. Vado un po' in giro a vedere. Che figo, Dio, che belli! Vado un po' in giro e mi sta laggando. Oh, che bellina, questa è Coraline, raga. Un mix tra Coraline e Muffet. Guardatela. E allora, sì, credo che questo sia, secondo me, l'ultimo, raga, secondo me. Poi in realtà non lo so, però credo. Comunque, allora, dobbiamo andare da questa parte. Quindi, iniziamo. Madonna. Straniero, per favore, smettila di mangiare il cibo dei gatti che ho lasciato. Ok. Qua c'è qualcosa. Aspettate. C'è. Ok. Vediamo se c'è qualcosa. Ah, cioè mi dà cibo gratis. Che. Ma dai, ma dimmelo prima! Ma vabbè. Allora, aspetta. Ok. Qua. Ok, voglio l'hot dog, sì. Ok. Sempre non di niente. Oddio, in che senso? Vabbè, ma non dirmelo così! Cioè, chissà che cosa succederà. Succederà se continui. Ok, cioè, continua. Mi metti ansia! Cioè, ma sono cose da dire. Buongiorno. Ciao, Martlet. Ciao. Il cuore, madonna, quanto è grande. Non me l'aspettavo piccolo, però. Ce l'hai fatta, fantastico. Raga, sono raffreddata. Che bella vista. Questa cosa davanti a noi però è il core. È dove si trova tutto il potere per l'underground. Vado a prendere un bel gelato tra un po', siccome sono raffreddata, raga. Dietro c'è la New Home, che è la capitale, cioè. Ho chiesto un po' in giro e ho sentito dire che Seroba e Starlo sono andati lì. Mi sa che è andata dalla parte opposta del laboratorio. Però non credo che siano andati troppo lontani. Sono positiva che li troveremo. Noi. Ah. Tutto si sta. Cioè. È molto spaventoso, no? Non so se avrò un'altra possibilità, quindi lo dirò ora. Sei un'anima gentile, una delle migliori che abbiamo incontrato. Scusate, raga, per la voce sono raffreddata. Sono stata colpita a destra e a sinistra, però sono stata vigile. Lui è tipo, lei è tipo il Sans che mi giudica. Cioè, ho migliorato le situazioni. Ed è stato molto diverso da come sono cresciuta, da cosa mi hanno insegnato mentre crescevo. Cioè, le guardiarelli ci hanno detto che gli umani sono i nostri nemici. Ho sentito solo storie delle guerre oppure del nostro imprigionamento nel sottosuolo. Ma tu sei diverso. Se tu puoi cambiare la mia mente sugli umani, puoi farlo anche su Asgore. Dopo la tutta la situazione di Seroba, andremo al castello, io e te. E poi, beh, andrai tu, insomma, cioè. Però non ti preoccupare per me. Quando i mostri saranno liberi, ci incontreremo sulla superficie. Allora sarai adulto, non sarebbe divertente? Il punto è che sono felice che tu sia. Non so che cosa significhi. Ok, dobbiamo andare.
da quella parte, all'ovest della New Home. Ok, c'è un ascensore che ci porterà lì. Dopo questo, dove l'ascensore, non sono sicura. Chiamerei i rinforzi più o meno per questa situazione, però siamo da soli. Quindi, partner in crime, sei pronto? Oh, no, ho sorriso. Fermiamo sta roba. Dopo di te. Regà, sapete che vuol dire questo? Dove devo andare? Che devo fare? Ma non mi fa manco correre, aiuto! Ah, ok. Andare all'ascensore, quindi teoricamente. Ah, ok, scusa, scusa. Giusto. Raga, io ho solo paura, cioè, ve lo devo dire onestamente. Perché ho sentito che l'ultimo boss non è che sia proprio facile. Sapete com'è? Non è che sia proprio facile. Quindi avrei un tantino di paura. Mi ricordo quando ci ho messo 3 ore per fare Asgore, non me lo dimenticherò mai quel giorno, 3 ore sono stata. Cioè ci ho messo più per Asgore che per Undying, per dire. No, raga, che bello. Che bella sta zona, che bello. Che bella sta tizia. Mi ricorda, non so perché, tipo Francia 1800, cioè l'epoca vittoriana. Cioè, raga, è bellissimo, guardate che posto. Questa è la zona più bella, secondo me, cioè, bellissimo. Non so che cosa sia. Aiuto! Ma gli uomini mangiano dalla spazzatura? Mi sento così. Non ho manco spazio. Sì, dammi, dammi. Voglio vedere quanto cura. Oddio! Ho preso la dolzona! Oddio! Qua siamo dei bad boys. 10 HP, che schifo! Capiamo se ci saranno altri cestini, dai. Così mangiamo dei cestini. Ok, raga, che bello sto posto, vi prego. Il dice cream! Oddio! Di qua si va? No. No, no, raga, no. Perché c'è il salvataggio? Si può andare da qualche parte? Mi sa che qua si torna indietro. No, raga. No, raga. Ho paura. No, raga, se c'è il salvataggio. No, no. No, raga. Li vedo. Da questa parte. No! Se roba sembra un po' stressata. Possiamo negoziarla. No, vabbè, possiamo corromperla in modo che non, cioè, non ci attacchi. Proprio se viene il peggio dobbiamo arrenderci. Cioè, in modo. Cioè, in senso non che dobbiamo veramente morire. Dai, ascoltiamo. No, non voglio ascoltare. Lasciami star! Sta roba, non so che stai dicendo. Per favore, calmati. Devo andare al laboratorio. È dove Kanako è rinchiusa. Devo andarci per forza. Non credo sia una buona idea. Non metterti in mezzo. Oppure mi ucciderai. Io, ehi. Clover e io abbiamo visto i video. Cioè, le videocassette. Devi lasciare andare tutto questo. Altrimenti. Perché sei qui, Clover? Devi ritornare a casa. Cioè, a casa la loro, no? Oh, grazie per avermi cercata. Rende le cose più facili. Se fossimo voi due, lascerei Clover qui e mi dimenticherei di tutto ciò. Magari non avrà senso per voi, però è per il meglio. Basta comportarsi così, cioè recitare. Basta, cioè. Smettila. Possiamo cambiare tutto questo. L'hai detto tu stessa che Kanako è viva. Cerchiamola e andiamo normali. Vita felice. Che parolona.
Ho mentito su Kanako Star, dovevo. Cosa? Cadere giù è praticamente come se fosse morta. A meno che non ci sia stato un miracolo al laboratorio, ma non c'è speranza per lei. Tu? Sto cercando di fare il meglio di quel che posso, ok? È tutto quello che riesco a fare a questo punto. Kanako. Kanako è un boss monster. Lei è la chiave per finire il lavoro di Chojin. Questo è il suo piano per il futuro. È l'unica speranza per far sì che i vostri sopravvivano. Non parlare per lui. Hai visto le videocassette, no? Veramente pensi che quello che voleva questo? Kanako non doveva nemmeno centrare nulla in tutto ciò. Se fosse stato qui il Chujin che tu conoscevi, non sapevi nulla su di lui. No, ha ragione, Martlet. Magari abbiamo dei diversi punti di vista, però Chujin era gentile a tutti. E so che tu lo sei. È solo che ora non ti capisco. Quando ho combattuto Clover, cioè, non stavo pensando nel modo giusto. Però quando tu vuoi la sua anima è per il meglio. Non solo quella di Clover, ma l'anima di... Stai zitto! Pensi che io non sappia quanto sono andata oltre? Questo cavallo. Da dove sta venendo questo cavallo? Stiamo in questo casino insieme. Seroba, per favore. Per favore, andate via e fatemi finire quello che ho iniziato. Non puoi avere Clover. Dobbiamo andare da Asgore. Non ti permettere. Martrit, prendi Clover. E io tengo questa roba. Vai, ora. Sì, va bene. Questa è Sailor Moon, raga. No, non si dice. Addio. No, raga. No, me ne ammazzate. Ma io no. Questa è peggio di Sans. Cioè, ma l'avete vista? Ma mi dispiace per quello che ho fatto. Avrei sperato che non ti fossi mai mostrato. Cioè, che non ti saresti mai mostrato. Altrimenti, cioè, magari avrei continuato a lasciare andare tutto nel salone. Cioè, nel salone, là, nel posto. Però ora devo andare a finire la mia missione. Hai guadagnato il mio rispetto, però alla fine sei un po' sciocco. C'è così tanto che non capisci i suoi mostri. Cioè, pensavi che io avrei saltato qua sotto e li avrei cercati. Cinque umani che stavano vivendo la loro vita. Non è così che funziona. Hai scoperto quella verità, no? E allora? Cioè, volevi arrivare al caso di Asgore per vendetta? O volevi solo inginocchiarti e chiedere per un biglietto gratis nella superficie? Gli servono solo altre due anime per rompere la barriera. Cioè, non avrebbe problemi a prenderne un'altra, però non posso criticare il suo modo di pensare. Sto per fare letteralmente la stessa cosa. Sono un'ipocrita, una bugiarda sicuro. Però almeno con la guida di Chujin posso salvare molte vite dei mostri. Questi due non lo potevano capire e Asgore è un codardo. Non ha creduto nel lavoro del, cioè nel mio, al mio marito, per niente. Pensa che i problemi spariranno se si chiudono le finestre, diciamo. Anch'io voglio la libertà come tutti gli altri, però lui non considera ciò che accadrà quando prenderà tutte le anime, anche tutti gli altri. Tutti crederanno che ci sia la vittoria e che sarà tutto così facile. Ma gli umani che ho sentito parlare
Sono potenti. Appena proveremo ad andarcene da qui, ci rimanderanno di nuovo qui, cioè nel sottosuolo. Vogliono distruggerci e ammazzarci. Non sono meglio di Asgore sul livello della moralità, però. Cioè, a livello morale. Però sono proattiva. E i mostri hanno valore. Quindi farò quello che andrà fatto. No, no. Scappa! Scappa, Clover! Onestamente, non ho nulla. Cioè, non ho nulla da fare più nella mia vita. Cioè, ho capito che la posso tirare così. Magari combatterei anche tu, ma non puoi per sempre. Addio. Ah, no! No, no, no! Non sono mentalmente né fisicamente per le mie dita pronta a questa battaglia. No, no, stiamo scherzando. Sì, sono già mo. Morta il primo attacco. No. Come si evitano? Come eviti queste cose? Dio! No, raga. No, 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 ma. No. Madonna, sto prendendo ogni cosa. Ma mi seguono pure! No, ragazzi, oh. No, no, no. Perché non muori? No! No, tu stai male. Vabbè, ci ho provato. Da fanculo. Immobilizza, aiuto! No, no, no. No, 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 no! Che cosa? Aiuto! Oh, cosa ho fatto? No, raga. No, raga. No, raga. No, no, non ci credo. È diventato Spamton, raga. Fermi che devo sistemare il telefono qua. No, Cristo santo. È diventato Spamton. Oh no. No, 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 no. Ma non è che mi fa ricominciare da capo? Che è sta cosa? No, tu stai male. No, raga.
No, no, e vabbè, un procione è diventata. Sì, ma che perché mi hai preso? Bello. E ora che cosa succede? Ricomincio da capo? Spara da solo. Oddio Cristo santissimo. No, raga, ma quanto toglie? Ma fa 30 di danno, ma che... Cioè, si spara. Ok, questo attacco è impossibile ora. Come lo schivo? Sì, vabbè. No, no, no. Oh, mi rifai così. Oh! Gesù esiste, Dio esiste, esistono tutti i santi, esistono tutti i santi. Ah, sì. Cos'è? Perché cammina così? Ah, fa così ora. Non ho capito questo qua. Ok. Spari tu da solo, fai. Oh. Ma che sono sti cosi di fuoco? No, e vabbè, ma sono più facili, ma danno un casino. Cioè, raga, 7 di danno mi ha fatto. Ma che no, 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 no. Me li prendo ogni vol. Me li prendo ogni vol. Perché muoio sempre lì? Ma ce la faccio! Ci ho messo 6 anni per fare quell'attacco, cioè, raga, qualcosa di infattibile. No! Anche non curarmi, raga, però. No, raga, ho paura. Ma okay, che devo colpire quelli? Finito? È finito? Ho vinto? Schifo, aspè. Sì, ho vinto. Oh! Allora, non è stato così tanto traumatico, però, raga. Cosa vorresti indossare domani, tesoro? Madonna, raga. Salmone e Cristina. Vabbè, dei tizi vogliono venirci a visitare e portare del cibo. Ti aiuterò e faremo anche un picnic. Cioè, ti va bene? Se roba. Sì. Io non. È tutto così senza speranza, diciamo. Non dire così. No, dobbiamo avere nessuno qui. Potremmo essere anche solo noi. Il picnic sembra molto bello. Voglio che tu e Kanako ne abbiate uno, vicino a tutti i vostri amici. Cosa stai dicendo? Sai, non avevo paura per tutta la mia vita, ma ora che è così vicino. No, stai zitto, zitto, basta.
dillo come si deve oppure non dire nulla. Non ce la faccio, non ora. Mi dispiace. C'è qualcosa che ti devo dire del mio lavoro. Non abbiamo parlato molto del mio lavoro, no? No. Quando ho costruito questa casa, ho anche costruito una cantina. Cosa? L'entrata è sotto il Kotatsu. Sempre stata lì. Lì ho lavorato per tutti i miei progetti. Qualcosa molto più grande di me stesso. Più grande di tutti noi. Non capisco. Ho registrato un messaggio per te. Quando sono, insomma, morto. Vorrei che tu lo vedessi. Lo faresti per me. Lo farò. Prometto che lo farò. Non ho visto delle lacrime per te. Cioè, non ho visto delle lacrime da te da quando ci siamo incontrati. Le lascio per i momenti più importanti, diciamo. Sono felice perché questo momento è molto importante per me. Oh! No! Oh, che carini, poveri, però! Mi dispiace però. Cosa è successo? Eri nella mia testa. Vai via! No, 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 basta, basta, basta! Basta! No, ti prego. Ancora! Non ce la posso fare. Allora, tu ti calmi, prima cosa. Ma seconda cosa, non ho più cibo. No. Vabbè, basta, no? Cos'è? Ah, devo. Ah, con X. No, tu stai scherzando. Non ho cibo! No, allora con X devo. No, raga, ma che cosa? Raga, è difficilissimo. No, ancora, quei cosi brutti da gatto. Ah, ok, giusto, spara da solo. Regà, ho uno di cibo. No, 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 no. No, 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 basta, ti prego. Calmati, ti prego. Faccio pace, basta. Basta, ti prego. Ti prego, basta. La nostra piccola figlia, Kanako. Devi vivere una vita felice. Distante dai miei lavori, e questo è il mio ultimo desiderio. No, questo vuol dire che c'è un'altra fase. Basta! No, raga, che carina, però. Kanako, che carino. Cosa stai facendo qua sotto? È vero. Cosa? Sono diversa. Kanako, papà ha detto che avrei, cioè, che avrebbe vissuto una lunga vita se avrebbe visto. Cosa ho detto? Papà ha detto che avrebbe vissuto una lunga vita se non fosse qui. Sarebbe ancora. No, no! Tuo padre ti amava! Non voleva metterti in pericolo, l'hai sentito? Il suo sogno, tutti questi libri e carte. Hai provato a finirli, no? Con le mie abilità limitate, sì. Ma non c'entri tu. Ho provato a cercare diversi modi per fare questo esperimento senza un boss monster. Proverò, devo. Però ho trovato questo nel cestino. Cosa?
L'hai scoperto la settimana scorsa? Usare quel poco rimasto estratto dall'anima umana. Credo di aver rimosso ogni corruzione che aveva. Beh, siccome serve qualcuno di un cuore puro, ok, vabbè, cuore puro, sì. Quindi ce l'hai fatta. Il desiderio di papà è diventato realtà, no? Possiamo farlo sorridere. Deve essere fiero di noi. Però non voleva che tu facessi parte di questo. Io sono d'accordo. Lo farò io. Voglio fare le cose giuste. Voglio essere utile. E mi fido di te. Magari può funzionare questo metodo. Solo che... Per favore, hai promesso che avresti reso il suo sogno realtà. L'ho promesso. Molto bene. Ma lo farò veloce. Cioè, prometto che starai al sicuro con questo procedimento. Ok. Saremo gli eroi dell'underground. Tutto grazie a te, papà. Eroi, eh? Ha un bel suono. Ok, aspetta. No. Regala animazioni, che belle. Devi restare ferma per questo. Chiudi gli occhi e inizierò con questa fusione, diciamo. Potresti sentire un pizzicotto, ma sarà finito prima che tu lo sappia. Capito? Capito. Veramente ci credi in questo, no? Sì. Allora, nei giochi come questi, io mi metto a piangere sempre, quindi evitiamo. Siamo tanto. Oh, che carino! Sto morendo. Morta. Oddio! Ha inserito tipo un po' dell'anima blu nella sua. Regala animazione, come ho fatto bene questo gioco. No! No! Ecco. No! Perché non ha funzionato? Kanako, svegliati! Svegliati! La mamma è qui, dai! Ehi! Cosa? No! Cosa ho fatto? Però basta prendertela con me. Quindi ora sai la verità. Sei soddisfatto? Trovi che sia bello risvegliare i miei ricordi più oscuri? Non ho mai detto di essere una santa. Sto affondando in un mare di errori come qualcun altro. Cioè, però invece che affondare, sto rincorrendo l'unico raggio di sole che vedo dalla superficie. Ho provato a superarlo, però non riesco a vivere così. E questo è il mio destino. No, raga. No, raga. Un SCP è diventato. No, basta, ti prego. No. La fine è vicina. Basta, ti prego. La vedo. È un po' difficile però. Ah, poco poco difficile, cioè.
Aia. Vabbè, regà, però. Vabbè, regà, però, cioè. Da cosa ho preso danno? Cosa mi ha fatto danno? Cosa? Oh, sono bloccata! Cos'è così? No. No, regà, ma cos'è? Ma sono bloccata, ma cos'è? Mentre ho scoperto anche che si può... Cioè, proprio come Azrael. Tipo, ti cura, ti fa cose, ti alza la difesa. Però, regà, per me questo è un momento in cui mi andrei a prendere un gelato, così mi concentro di più, però... Raga, questa è la fase più difficile secondo me, perché non riesco a superare il secondo attacco. Cioè, dopo il secondo non riesco più, basta. Cioè, raga, è difficilissimo. No, raga. Cioè, come? Guardate, mi cura, però di poco, cioè, non mi cura molto. Ok. No. Ho detto pausa gelato perché io sto impazzendo. È un'ora, è una fottuta ora. Sono stata all'infinito, ho mangiato il gelato nel me. Non sto scherzando, mi sono mangiata il gelato. Ho detto un'infinità. C'erano attacchi impossibili, ve lo giuro. Non sono riuscita a riprendere nel mentre, perché così stavo giocando, cioè proprio a mani così, proprio manco guardando stavo. Perché ero sfinita, vi prego guardate su YouTube gli attacchi che fa, perché è una cosa infattibile, indecente. Ci ho messo 10 minuti per ogni fase, la quarta ci ho messo un'ora. Ve lo giuro che non sto scherzando, ve lo giuro raga, è stato un trauma, cioè attacchi impossibili. No, raga, no, ma io non lo farò mai più. No, non farò mai più la pace, mamma, proprio, ma mai. Manco se mi pagano. Manco se mi pagano, raga, orribile. No, non mi interessa. Piangi. Piangi, non mi interessa. Io sono stata un'ora per la quarta fase che sarà impossibile. Esatto, la tua vita è finita per niente. Fosse stata quella quarta fase, ero già finito da un'ora. Invece no. No, raga, mi ha fatto incazzare l'ultima fase, perché sono stata... C'è un anime in pena, sembravo. Cioè, non mi sembrava più le dita. Così stavo giocando, a caso. Completamente a caso. No, raga. Star Martlet. No, raga, sono incazzata. Cioè, credo che ce la posso fare più. Dimmelo a me. Hai vinto. Dimmelo che ho vinto. Guarda, raga, io ho la tentazione di fare fight, ma siamo nella pacifist, devo fare Mercy. Aspetta, avrei ammazzato. Se roba è il mio personaggio preferito, però raga, no. Cioè, no. Cosa stai aspettando, per favore? No. Ti faccio soffrire ancora di più. No. Sì, sono arrabbiata. No, raga, voi non potete capire perché non ho registrato nel mentre, però, cioè, se roba. Ma manco Asgore era così. Ah, mi hai fatto proprio male, eh? Minchia.
Star, non ci pensare troppo. Oh. Caspita, mi ha fatto proprio male però. Non pensavo che fosse così forte. Mi dispiace. Ora mi dispiace. Ma dove sono? Mo cade. Clover, dobbiamo andare via. No, è finito. Clover ha vinto. Avete lottato e ha vinto Clover. Ah, la mia lezione ha funzionato. Sì, ma potevi darmi qualcosa di più forte come difesa? Mi faceva 7 di danno a ogni coso. Cioè, vi rendete conto che avevo uno di cibo? Avevo uno di cibo e a ogni colpo mi fa 7 di danno. Cioè, vi rendete conto della cosa? Cioè, con 7 di danno, intendo che io se prendo 3 colpi, schiatto. E non avevo cibo! No, raga. Non so che cosa fare. Nulla, cioè nemmeno le scuse possono cambiare questa realtà, eh. Ah, ho scavato troppo, un buco troppo profondo per poter riuscire da fuori. E per niente. Ecco. Ehi. Dove stavo un po' di ore fa? In questa stessa situazione. Il mio giudizio era... Cioè, era sbagliato io, insomma, ho sbagliato pure io. Però mi ha perdonato e anche gli altri quattro. Abbiamo fatto delle scelte un po' schifose. Molto schifose! E non lo dico con le parole buone. Però c'è speranza, almeno credo ci sia. Non riesco a immaginare che cosa tu abbia passato. Però è stato un orribile modo per poter, cioè, per confrontare tutto ciò. Io lo dico, la genocide non la faccio, parola neutral, ma la genocide non la faccio. Non puoi cambiare che cosa è successo già, hai ragione. Provo a controllare come vivi da ora in poi. Le tue azioni significheranno tutto. Però Chujin, il suo desiderio non sarà mai completo. Chujin magari non era proprio il mostro perfetto che pensavo che fosse. Però anche i suoi segreti più scuri hanno... Cioè, alla fine non sono per cattiveria, no? E questa qui è proprio il suo desiderio. Non è trovato in qualcosa per salvare il mondo. Però ognuno ha aiutato tutto quello che ha costruito. È quello che conta. Ha ragione Martlet. Cioè, ha reso la vita qui migliore per molte persone. Persone, mostri. E per quello il mio rispetto. Non ci ho mai pensato così. Cosa stavo pensando? Ero così persa. Raga. E io vorrei sentirmi male, cioè vorrei rimanerci male, però cioè, dopo l'ultima fase sono qui per te. Chissà quanto ci metterò a editare questo video, siccome avrò fatto 15 clip sperando che fosse quella giusta per vincere. Niente, niente, niente. Ah. Ti serve del tempo per guarire, però Kanako... È ancora un problema, cioè, ho delle connessioni con la scienziata reale, quindi potrò iniziare un'investigazione per aiutare. Non so che cosa dire. Grazie, Martlet. Oh. Clover, mi dispiace. Il nostro tempo nelle Steamworks e quello che ho detto non era falso. Cioè, mi sono effettivamente divertita, mi sono dimenticata dei miei problemi. Però la mia ragione per cui sto qui... Non posso... Oh! Amo Clover, raga. Perché? Oh! Non ce la faccio, non posso nemmeno arrabbiarmi perché Clover è troppo carino, raga, guardatelo. Comunque, con tutta l'onestà, io preferisco Clover a Frisk. Non mi attaccate però, c'è Clover, c'è lo guardate, che carino!
Grazie. Bianco. No, che cuore, non guardalo. La faccia da patato, Clover. C'ho un raffreddore, mi sta venendo l'ebola. Non ci credo che l'avrei detto, però... Clover, penso che la tua avventura sia quasi alla fine. Ci aspetta Asgore la barriera. No, già! Purtroppo Clover deve andare a casa. Non funzionerà. Cosa? Certo. Conosciamo Clover per quello che è, però Asgore non vedrà Clover come lo vediamo noi. Non vuole... cioè, non se ne importa. Ma questa è una situazione unica. Il re è molto gentile e comprensibile. Vabbè, sì. Eh sì, Clover non farebbe mai male a nessuno. Ma non è importato mai nel passato. Purtroppo la verità fa male, però è quello che è. Quindi cosa? Dovrei riportare Clover a Snowdrill e nasconderci per il resto delle nostre vite. Sì, perché Clover non può rimanere con noi? Sì, cioè, ci sta, però le guardie reali poi... cioè, verrebbero a cercarlo. Cioè, dopo averlo visto così tante volte, poi sparisce e basta. Beh, non sarebbe pure... cioè, non sarebbe proprio la prima volta. Vero, penserebbero che sia successo la stessa cosa. Però... riguardo agli altri, sai, i prossimi umani, Clover deve vivere felice, però gli altri muoiono. Oh, beh, non sappiamo i loro cuori. Magari loro, cosa, se lo meritavano? Hai imparato qualcosa? Cioè, sto solo pensando alle nostre opinioni. Ehi, aspettate, ragazzi. Ma Oh. Non posso fare niente. Mi sta venendo l'ebola. Ma è Flauvi. Puoi tornare a casa? L'umanità ci ha intrappolato. Questo non può continuare. Devi andare... oh, you must have places to go, lo diceva Frisk. Il castello, ho fatto tutto. Cioè, sta riprendendo le frasi che ho detto. Così i mostri non dovevano preoccuparsi di stare qua sotto. Oddio. Ricordati la tua vera missione, Clover. Ad Asgore servono solo due anime. Che mondo sarebbe se avessi due amici? La vita qua sotto è senza speranza. Oh! I cinque bambini che volevi cercare. Nonostante i suoi... oh! No, no! Non posso piangere pure per questo gioco. Dai, che Cristo però. Clover. Clover, che stai facendo? Oh. Clover, che fai? Ci stai spaventando? No. Che cosa significa? È tempo di andare. No. Penseremo a qualcosa. Guardate Bartlett, che carina. Abbiamo delle altre opzioni. Sì, non fare qualcosa di cui te ne pentirai. Se non ti piace Snowdin, puoi vivere con me. Mia casa dello spazio. E tutti ti amano. Per favore, ascoltaci, Clover. Ti meriti di meglio. Sei serio? Oh!
preferisco. Che poi Clover è pure una bella... Cioè, ha una personalità, perché è separato dal giocatore alla fine. Non è tipo Frisk, che alla fine lo controlliamo proprio. Però Clover c'ha... Cioè, ora sta facendo tutto lui. Cosa stavamo facendo per tutto questo tempo? Portando Clover in giro. Egoista. Clover è venuto qui per la sua volontà. E merita di uscirsene sempre con la sua volontà. Ma non vuoi che ne venga fuori una cosa del genere, no? Certo. Se ci fosse un altro modo. Però affrontiamolo. Non c'è. Credo che Clover l'abbia realizzato tanto tempo fa. Non so che cosa dire. Vorrei fermarti. Però lo vedo nei tuoi occhi. Che questo è per la nostra libertà, no? Oh, che carino. Clover, sei coraggioso. Cioè, sei il più coraggioso e senza paura che mi ha mai incontrato. Ovviamente l'ho solo incontrato uno, però di umano. Però se ne incontro un altro, spero che siano proprio come te. Ti ho reso uno sceriffo perché sappiamo tutti che te lo sei meritato. Però tu non sei non sei fatto per essere uno sceriffo. Sei molto di più. Ho già fatto i miei sentimenti conosciuti a Outland, quindi... Oh! Questo ci importa molto di più di quello che credete, no, raga. A tutti. No, sto lacrimando, non ci credo. Già c'ho la voce che sta morendo perché sono raffreddata, però. Ci mancavano le lacrime. Beh, capisco se voi due non volete stare qui per, sapete... Hai quello che hai bisogno, sì. Sta pure tramontando il sole. Ti vedrò in giro, partner. Oh. Hai una ricetta per quello. Oh. Le animazioni rendono tutto peggio. Grazie. Addio Clover, no, raga, hai cambiato la mia vita. Ti prego, che carino, guardatelo. E ora come farò a sapere che sei un umano? Questo vale molto per me. Mi dispiace che il mondo è così. Però le persone come te lo migliorano. Grazie. Noi aspettiamo fuori. Hai meritato il mio rispetto. Lo dico veramente. Dio mio. Altro gioco dove ho pianto! Yeah! Che bello piangere sui giochi! Cioè, io mi sento così, raga. Ci sto facendo la collezione di giochi su cui piango. Non per dire, non per vantarmi, però. C'è proprio la sfilza. Cioè, me lo scrivo proprio. Vuoi che rimanga? Vai. Starò bene.
Molto bene. Raga, io da 2 settimane che faccio questa serie, so che non la guarda nessuno, però c'è. Non verrei dimenticato. Addio, Clover. Però c'è, mi manca, c'è finito. È stato bellissimo. E nonostante io la sapevo, bene o male, la storia, però c'è. Però giocarlo è diverso, cioè. Quindi, questo è quanto. Tutto quel lavoro giusto solo per far parte di. Far parte delle altre anime. Potrei resettare tutto, però. Tanto ce n'è sempre un altro. Però è stato divertente, dai. Ah, vabbè. Ci incontreremo di nuovo, amico. Oh. Che carino, Clover. Non ci credo, raga, no. Credo che questo sia il fangame più bello che abbia mai giocato, a parte questo. Ma credo che sia veramente. Cioè, dovrebbe essere canon, secondo me, perché merita veramente tanto. È bellissimo, raga. Oddio, ancora di più, però. Oh. No, raga, io mi sento così. Meno male, dopo questa fine c'è, cioè, strappa lacrime. Un po' di ste cose. Oddio, questo tizio. Questo mi fa paura. Detto questo, raga, io concludo qua, è finita la serie, ma non del tutto, perché farò la neutral, che bella cosa tizia. Farò la neutral, la genocide non ho intenzione di farla, proprio zero, però la neutral la voglio fare perché c'è un finale, raga, che bello, aiuto, perché c'è un finale, cioè è diverso, succede qualcosa al confronto, cioè al contrario delle neutral su Undertale, che sono anche tutto un po' simili, non c'è proprio qualcosa. Però quelle in Undertale Yellow, quella in Undertale Yellow di neutrale è diversa, c'è proprio una cosa, quindi vorrei farla. Probabilmente non farò di nuovo tutto il gameplay, cioè ovviamente lo farò, però non registro, registro solo l'ultima parte. Quindi sì, raga. Credo sia finito ormai, cioè mancano gli ultimi crediti. Che carini! E anche dopo questa storia, però rimangono ancora nel sottosuolo fino all'ultimo umano, che sapete. Io sto. No. Bellissimo, raga, lo consiglio a tutti di giocarlo o di guardarlo, ma veramente bello. Veramente bello, 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 bello. Oh, oddio! Queste cutscene non le avevo viste. Ah, posso.
Stavo pensando a quel giorno. Tanto. Il tempo è una cosa divertente, sai? Credo che nel quadro generale, grande della mia vita, tu sei stata solo una goccia. Però tante volte quelle gocce, blips, cioè non so come tradurre, no? Però avete capito, magari danno l'impatto più grande. Il re mi ha offerto una promozione. Un posto da guardia nella New Hope. Però dopo aver sperimentato il peggio del lavoro, doveva offrire. Cioè, il lavoro che ho offerto è rifiutato. Ci sono molte cause migliori in cui mi posso andare. Comunque, scusami se ti sto mettendo. Cioè, ti sto buttando praticamente, devo pensare. Oh, per ricordare Clover. Bello, lo è. Grazie per averlo fatto. Poi in Waterfall stanno. È stato bello creare qualcosa con significato. Tu hai il tuo regalo? Sì, eccolo. Oh, la pistola. Credo che questo episodio durerà tipo 50 minuti. Oh, mi sono quasi dimenticata. C'è qualcuno che ho invitato che era amico di Clover. Un amico? È Dalv! E questo è il posto d'un. È Dalv! Lo sapevo! Oh, ciao! Scusatemi se sono un po' come un intruso. Mi chiamo Dalv e vivevo nelle ruine. Cioè, nelle rovine. Quando Clover è sceso nel sottosuolo. Quindi sei stato il primo a incontrarlo. Uno dei primi, credo. Comunque, quando ci siamo incontrati, sono stato un po' sciocchino e ho attaccato Clover. Credo che l'abbiamo fatto tutti a un certo punto. Prometto che non è durato molto, però. E mi sono tenuto indietro. Comunque, dove stavo andando con questo? Clover ti ha aiutato con la tua situazione. Sì. Clover è stato molto gentile con me. Ha senso. È bello incontrarti, Dalve. Grazie per essere venuto. Oh, di niente. Beh, non possiamo più aspettare. Siete pronti? Mi sa di sì. Oh, aspetta. Voglio metterci un'altra cosa. Ah, gli occhiali. Voglio che Clover resti al sicuro nella sua avventura. Non possiamo dimenticarli, no? No, non puoi. Oddio. Oddio, amico. Grazie per tutto quello che hai fatto. Ci vediamo in giro. Prenditi cura, Clover. Oddio mio. Con la bandierina gialla pure, raga. Oh mio Dio. Oh mio Dio, questo gioco, raga. Oh, non so se ci siano altre cutscenes. Io aspetto, però. Raga, nel dubbio. Io concludo qua. È veramente bellissimo. Cioè, non ho parole. Per essere un fangame, sembra veramente canon. Cioè, sembra veramente fatto dallo stesso Toby Fox. È fatto estremamente bene. Proprio bello. Ti colpisce. Ti prende. È proprio come Undertale, quello originale. Cioè che ti fa affezionare i personaggi e a un certo punto ti trovi un po' di lacrime. Perché per la storia, anche perché con Undertale ovviamente la storia non è finita. Perché poi continuerà con Undertale normale. Quindi sì, bellissimo. Io spero che ci siano altri fangames del genere.
cioè completi delle altre anime, perché sarebbe veramente bellissimo se un giorno ci fossero tutti. Però io concludo qua e farò la neutral tra non so quanti giorni, tra poco, cioè diciamo che farò la neutral comunque. E dopo quella basta, è finito il gioco, perché la Gerusa ha detto che non la farò, non ho assolutamente intenzione di farla. Ho detto così anche con Undertale, però non ho assolutamente intenzione di farla qui, ma proprio zero. E niente raga, è finito. È bellissimo, bellissimo gioco. Ci vedremo non so tra quanti video. Oddio, finisce la discarica. Oddio. Fermi, è da qua che poi le prendono. Oddio, raga. È da lì che poi prendono. Perché ha tutto senso. Perché poi Katty e Bretty. Qualcuno ha chiamato per aiuto. Rispondi la chiamata. È finito. Oddio. Perché poi Katty e Bretty, quelle due, le prendono dalla discarica le cose. Ha tutto senso, perché poi c'è la cosa del cappello. Oddio, no, raga, cioè, perfetto. Questo gioco è perfetto, raga. E niente. Siamo arrivati alla fine. Finalmente posso concludere. Veramente bello. E ci vediamo non so quando. Ci rivedremo.